Bella a tutti ragazzi, sono Charlie e oggi vi illustro un gameplay di una mob fatta un bel po' di tempo fa. Questa mob l'ho fatta su Botleg. Qui è una partita in cui usavo l'ACR con gli accessori, con silenziatore e caricatore aumentati. E come perk usavo gioco di prestigio, inflessibile e mira stabile, mi sembra. Poi come serie usavo specialista, serie specialista avevo come tre bonus sbloccabili assassino, poi sciacallo e scudo blindato. E questi bonus ve li consiglio per qualsiasi arma. Poi volevo presentarmi visto che sono per la prima volta sul canale di Stepney. Io ho 16 anni, vengo dal sud, come avrete già potuto capire dall'accento, credo. Niente, ho la passione di fare video e di giocare ai giochi in generale. E quindi niente, sono qui da Stepney appunto per fare un video. E allora, volevo darvi anche qui dei consigli per prendere una mob, anche se so che molti l'hanno già fatto. Io voglio darvene alcuni più specifici. Allora, il primo consiglio che credo nessuno l'abbia dato in altri video per piare una mob è quello di sfruttare al meglio la propria connessione, cioè tentare di fare la mob quando nessuno a casa vostra ad esempio usa la rete e siete solo voi ad usare la vostra rete, quindi avete diciamo un ping meno elevato dato che siete solo voi a giocare. Poi per fare la mob oltre ad avere una buona connessione bisogna anche scegliere una buona classe. Per le prime volte consiglio di usare armi abbastanza forti perché sarà difficile abituarsi a fare delle mob con costanza. Quindi per le prime volte consiglio un MP7 o un ACR, poi l'arma che dovrete usare varia molto a seconda della mappa in cui ci troviamo. Ad esempio, se vi trovate in una mappa tipo Dom, potete usare qualsiasi mitraglietta, mentre se ci troviamo una mappa abbastanza grande possiamo usare dei fucili di assalto. Sì, sarebbero meglio i fucili d'assalto, ecco. O anche fucili di precisione se siete in grado di farci una mob, ma credo sia molto difficile. Poi altri consigli per fare mob è usare il radar portatile, perché se sfruttato al meglio riesce a portarvi buonissime, non buone, buonissime uccisioni, perché è come un UAV solo che è portatile e lo potete portare a spasso con voi, quindi piazzarlo per terra nei punti in cui vi serve, nei punti dove voi crediate ci siano nemici e prendervi uccisioni abbastanza facili. Poi come vedete qui avevo una connessione abbastanza decente, quindi anche io sono riuscito a portare una mob. E volevo ringraziare qui in questo video anche Stepney per l'opportunità che non ha dato solo a me di pubblicare video nel suo canale, ma anche a tutti gli altri commentatori emergenti, commentatori nuovi che devono farsi conoscere a questa community, dato che Stepney ha abbastanza persone che lo seguono. Ha voluto dare questa possibilità anche perché lui non potrà fare molti video in questi ultimi periodi. Quindi spero che il video vi piaccia, sia come commentary che come gameplay. E poi volevo dirvi anche di passare dal mio canale se volete, perché sono un commentatore diciamo nuovo. Ecco, io ero già in un clan di cecchini prima. Però diciamo che facevo già video di montaggi, però diciamo che adesso non tratto più montaggi, ma sono uscito da questo clan perché non mi divertivo più. Cioè, quando sei in un clan sniper per fare montaggi ti devi sempre concentrare, devi sempre fare clip. Quindi è abbastanza snervante anche perché è una connessione poco buona come la mia, si prendono molti hitmarker col cecchino, quindi ho preferito lasciare. Intanto qui prendo la mob. Comunque volevo dirvi passate dal mio canale perché sono nuovo,
nella community che tratto i commentary, cioè sono nuovo a trattare commentary. Prima facevo video ma non di commentary, ecco. Adesso invece mi baserò soprattutto su quello, però ci saranno anche dei montaggi, quindi beh, ci sarà molta varietà nel mio canale. Anche tra i giochi, appunto, adesso che ho iniziato con questo canale, sono 4 giorni che ho iniziato, quindi già i pochi iscritti che ho fatto mi bastano. E quindi volevo dire che inizierò a trattare di più giochi. Ad esempio, a settembre comprerò FIFA 13, poi vi darò anche altri giochi tipo Black Ops 2. E niente, vabbè. Adesso la partita penso sia quasi finita, quindi direi che massimo ai saluti. Bella, ciao ciao.